In questa video lezione studieremo, riguardo all'argomento principale che è la crisi del 300, l'economia. Prima di tutto studieremo in generale, il sistema della produzione, in che cosa consiste, e poi vedremo, l'economia nel Medioevo, come funziona. Bene, abbiamo qui una mappa, del sistema economico della produzione. Il sistema economico della produzione si compone di tre principali elementi: le risorse, la tecnologia e il lavoro. Risorse cosa intendiamo? Intendiamo le materie prime che sono disponibili, per esempio la terra, per esempio il carbone, per esempio l'acqua, e così via, e l'energia, cioè quelle risorse di tipo animale o comunque naturale, il vento, l'acqua, il bue, che possono essere utilizzate, come, energia per trasformare, le materie prime stesse attraverso le tecnologie in un bene o servizio. Infatti, che cos'è il sistema della produzione? Diciamo che l'economia si può suddividere infatti in due sottosistemi a livello molto generale e molto schematico: quello della produzione e quello del consumo. Il sistema della produzione, è definibile come, quell'attività che consiste nella trasformazione delle risorse in beni, o servizi che soddisfano determinati bisogni della popolazione, per esempio l'alimentazione, attraverso l'uso di tecnologie e attraverso l'impiego di una determinata forza lavoro. Quindi c'è una forza lavoro che utilizzando determinate tecnologie trasforma le risorse in beni che soddisfano le esigenze della popolazione. Bene, abbiamo già detto che le risorse sono le materie prime o l'energia, ma non è indifferente la tecnologia che noi utilizziamo, per trasformare queste risorse. La stessa quantità di terreno, darà una resa minore o maggiore a seconda della tecnologia che utilizzeremo. Siccome questo discorso che stiamo facendo, riguarda il rapporto tra la popolazione e le risorse, è chiaro che, la stessa quantità di terra, la nostra risorsa, potrà mantenere, una popolazione molto superiore se impiegheremo per coltivarla tecnologie più sviluppate. Quindi le tecnologie sono fondamentali. Il lavoro. Il lavoro, indica la forza lavoro umana o animale e si caratterizza per la quantità, delle persone che coinvolge e per la qualità di questa forza lavoro, ovvero, per utilizzare qualsiasi tecnologia, anche quelle che a noi sembrano le più elementari, occorrono determinate competenze, determinate abilità che vengono trasmesse o di generazione in generazione o attraverso un sistema formativo. Non so, per utilizzare, le tecnologie informatiche oggi, occorre una forza lavoro competente e formata in quell'ambito. Quindi non conta solo la quantità, dei lavoratori, ma anche la loro qualità, diciamo così. Bene, accanto a questo sistema della produzione, abbiamo un sistema dei consumi, cioè questi beni prodotti vengono immessi e distribuiti nella società. E la distribuzione di questi beni è fondamentale. Perché? Perché i conflitti sociali, quindi i conflitti tra i vari gruppi sociali che compongono una determinata società, aumentano o diminuiscono appunto a seconda della disponibilità delle risorse. Quando le risorse diminuiscono in conseguenza di carestie, di crisi economiche, eccetera, la conflittualità tra le classi sociali per accaparrarsi le risorse aumenta. Questo è un importantissimo meccanismo, che si può osservare, diverse volte nel corso della storia, dell'Occidente europeo. Bene, il problema è che le merci vengono distribuite nel mercato, vengono distribuite nella società, e circolano nella società, secondo differenti sistemi. Per esempio, un sistema può essere il baratto, oppure uno può essere il mercato. Il mercato è il luogo in cui la domanda e l'offerta di un certo bene si incontrano. Può essere un mercato inteso in senso fisico vero e proprio, come era nel Medioevo, e avviene la compravendita. La compravendita in genere è in denaro, ma nel Medioevo era forse più sviluppato ancora il baratto. Ora, l'economia del denaro che si sviluppa proprio a partire dal 300-400, si basa su quella che, gli economisti definiscono la legge della domanda e dell'offerta. La legge della domanda e dell'offerta è fondamentale per capire determinati eventi e processi, dell'economia.
La legge della domanda e dell'offerta è abbastanza semplice, anche se a volte ci si può confondere. In base alla legge della domanda e dell'offerta, noi sappiamo che il prezzo di un determinato bene varia, a seconda della disponibilità di quel bene sul mercato. Cerchiamo di vedere più esattamente cosa questo significa. Se la domanda di un determinato bene, per esempio la domanda di cereali, cresce e l'offerta di cereali rimane invariata, il prezzo dei cereali aumenterà. Supponiamo che la domanda di cereali sia 200 e l'offerta di, quindi c'è una richiesta di grano, poniamo, di pari a 200 e l'offerta è pari invece a 100. È chiaro che quindi il prezzo, dato che il numero dei cereali in vendita sul mercato è inferiore a quelli richiesti, aumenterà, cioè la gente sarà disposta a pagare di più per accaparrarsi quel bene. Se viceversa l'offerta di un dato bene cresce, in questo caso a crescere l'offerta, e la domanda rimane invariata, il prezzo cala. Ovvero, sempre ricorrendo all'esempio dei cereali, c'è stata, poniamo, una grande produzione di cereali, ma la popolazione è la stessa, non è aumentata, quindi cosa succederà? Supponiamo che l'offerta di cereali sia 200 e la domanda rimanga 100, il prezzo dimezzerà, il prezzo di cereali verrà ad essere dimezzato. La legge della domanda dell'offerta è fondamentale per capire il meccanismo dello sviluppo e del sottosviluppo economico. Abbiamo infatti visto nella lezione precedente come la crisi di sottoproduzione, cioè la diminuzione della produzione agricola, comporti l'aumento dei prezzi proprio per la legge della domanda e dell'offerta. Il raccolto è minore e la domanda rimane la stessa e quindi il prezzo crolla. Chiedo scusa, volevo dire, e quindi il prezzo aumenta. E questo comporterà, a quanto abbiamo visto la volta precedente, la diminuzione del consumo degli altri beni, perché il denaro viene utilizzato per comprare il grano, e quindi la crisi dell'industria, la crisi del commercio e così via. Vediamo adesso qual era la situazione economica nel Medioevo proprio in rapporto a quei fattori della produzione economica che abbiamo definito. Bene, abbiamo detto che nel corso del basso Medioevo, il periodo che va dal X al XIV secolo viene definito basso Medioevo, mentre dal crollo dell'Impero Romano a circa il X secolo viene definito alto Medioevo. Nel basso Medioevo c'è una vera e propria rinascita, al punto che la popolazione, abbiamo detto, passa dai 40 milioni circa, 30-40 del decimo, ai 70-80 del quattordicesimo, cioè raddoppia. Bene, è chiaro che questo richiede un sviluppo dell'economia che sia capace di soddisfare le maggiori esigenze della popolazione. Col termine di rinascita economica o rivoluzione agricola addirittura, alcuni storici intendono definire appunto questo sviluppo dell'agricoltura medievale. Infatti l'economia del Medioevo è prevalentemente, fino a 300 e anche oltre, un'economia agricola. Ora, per aumentare la produzione e quindi ottenere uno sviluppo economico in campo agricolo, possiamo seguire o il metodo estensivo o il metodo intensivo. Cosa si intende? Ebbene, con metodo estensivo si intende aumentare la produzione estendendo appunto la quantità di terra coltivata. Cioè, ritornando al nostro schema, lo sviluppo estensivo non implica un mutamento delle tecnologie che aumenti la produttività del terreno, ma semplicemente attraverso bonifiche o disboscamenti, le bonifiche di zone paludose, per esempio, o il taglio del bosco, si ottengono altre aree agricole che possono essere seminate e quindi ovviamente il raccolto aumenterà. Ma nel basso Medioevo, dal X secolo, abbiamo uno sviluppo che è anche uno sviluppo intensivo, cioè aumentano le tecnologie, migliorano le tecnologie di produzione e coltivazione. Per capire meglio questo aspetto introduciamo il concetto di produttività o resa agricola, la resa di un terreno agricolo per esempio, la quantità di raccolto che esso garantisce, come si misura, indicando il rapporto tra il seminato e il raccolto, cioè tra la quantità, poniamo, di grano che abbiamo seminato, il numero di chicchi di grano seminati e il numero di chicchi di grano raccolti. Quindi si esprime in questo modo.
nel Medioevo almeno si esprimeva, fino al XIV secolo, nel rapporto di, che so, 1 a 3, 1 a 6, dove 1 indica un seme, un chicco di grano nel nostro esempio, e 6 la quantità che da quel seme mediamente otteniamo. Come si vede, le rese sono piuttosto basse, infatti nel Medioevo le rese andavano da un minimo di 1 a 2, 1 a 3, a un massimo di 1 a 5, 1 a 6. Cioè la quantità di grano finale che si otteneva dopo la mietitura e la trebbiatura era di 6 rispetto alla quantità che avevamo seminato. Ma quali sono queste nuove tecnologie che consentirono a partire dal X fino al XIII, XIV secolo uno sviluppo della produttività agricola, quindi uno sviluppo intensivo? Furono l'aratro pesante, l'uso del mulino, la bardatura del cavallo e anche la ferratura del cavallo, e l'uso della rotazione triennale. Queste tecnologie che in seguito illustreremo portano ad aumentare la produzione agricola. È chiaro che aumentando la produzione agricola abbiamo delle eccedenze. Cosa vuol dire? Vuol semplicemente dire che la quantità di beni prodotti in agricoltura non solo è sufficiente ad sfamare la popolazione, ma eccede le esigenze della popolazione, quindi una parte del grano può essere venduta e questo fa sì che riprenda il commercio. Naturalmente l'aumento della popolazione, chiedo scusa, l'aumento della produzione agricola fa sì che si possa mantenere dal punto di vista alimentare un maggior numero di persone, quindi l'aumento della popolazione, che a sua volta poi richiede un aumento della produzione agricola secondo un circolo che è virtuoso. L'aumento della popolazione ovviamente porta anche all'urbanizzazione, porta anche allo sviluppo dell'artigianato, allo sviluppo delle varie attività industriali manifatturiere, servono più case, servono più vestiti, servono più utensili e così via. Bene, vediamo queste tecnologie. La più importante innovazione fu la rotazione triennale, l'introduzione non in tutta Europa ma in molte parti dell'Europa della rotazione triennale in luogo di quella biennale. Qui nell'album trovate alcuni schemi. L'area da coltivare viene suddivisa in tre parti, una parte lasciata a magese, cioè al pascolo, quindi riservata quindi per il pascolo, una prima parte viene coltivata con cereali e una seconda parte viene coltivata con legumi. E poi si ruota, quindi quello che prima coltivavamo a cereali viene coltivato a legumi, eccetera, eccetera, in modo che il terreno abbia la possibilità di recuperare quelle sostanze nutritive che sono necessarie ai cereali, per esempio, e così via. Naturalmente, qual è il vantaggio della rotazione triennale? Vediamo qui un altro schema rispetto a quella biennale. Beh, che lascio a magese solo un terzo del terreno, mentre e quindi aumento la produzione in quanto coltivo i 2/3 del terreno, cioè nella rotazione biennale è metà del terreno che viene lasciata a non coltivata, è solo il 50% coltivato. Qui abbiamo il 66% coltivato, quindi riesco ad aumentare la mia produzione. Ora c'è un problema, la necessità del magese, da che cosa è dovuta? Ovvero, perché non si può eliminare il magese? Il magese non si può eliminare perché l'agricoltura nel Medioevo era legata a un equilibrio precario e molto complesso tra tre elementi: l'arativo, la parte di terreno che veniva coltivata, il pascolo, quella lasciata a magese, e il bosco. Ora, non era possibile eliminare completamente il pascolo e il bosco se volevo aumentare la produzione, cioè non potevo coltivare, superare un certo limite nel coltivare il pascolo e il bosco, perché l'arativo ovviamente mi garantisce il raccolto dei cereali che è fondamentale, ma il bosco per esempio, ecco, non era possibile disboscare completamente perché il bosco forniva alcune risorse economiche che erano essenziali per la sopravvivenza della popolazione. Si pensi al legname. Legname era la principale materia prima, la principale fonte di energia. Dal legname si costruivano le case, gli attrezzi, i mobili. Con il legname si otteneva il fuoco per cucinare, per riscaldarsi, per illuminare, eccetera. Il legname era quindi un elemento base dell'economia del tempo. Quindi il bosco si poteva disboscare per coltivare nuove terre, ma non oltre un certo limite.
Nel bosco i maiali venivano lasciati allo stato brado, si nutrivano di qualsiasi cosa, il maiale era un elemento fondamentale per la nutrizione e la sopravvivenza della famiglia contadina, e ugualmente la caccia e la raccolta di frutti spontanei. Il pascolo a sua volta non solo forniva latte, carne, l'energia animale, ma anche, e questo era essenziale, il letame. Quindi se riducevo troppo il magese, mi mancava il letame per concimare e l'agricoltura entrava in crisi. L'aratro era lo strumento principe dell'agricoltura. L'aratura prende nome appunto da tale attrezzo. L'aratura precede la seminatura. Qui abbiamo lo schema base di un aratro. Questo è il coltro, chiedo scusa, il numero 4 è il coltro, il numero 4 è il coltro, il 5 è lo scalpello. Cominciavano a frangere il terreno. Qui abbiamo il vomere e il versoio. Il vomere taglia e il versoio rivolta alla zolla. Qui abbiamo una ricostruzione di un aratro molto semplice, e in genere erano tirati dai buoi, solo in un secondo momento verranno tirati dai cavalli che garantivano una maggiore efficienza. Si pensi, come scritto nella didascalia, che un contadino per 3 ettari di campo doveva lavorare circa 3 mesi, chiedo scusa, circa un mese. Disponendo naturalmente di buoi. Infatti, bisognava aprire la terra, bisognava passare anche 2 o 3 volte nello stesso terreno prima che l'aratura fosse soddisfacente. Bisognava tenere sollevato l'aratro, dargli una certa inclinazione e così via. Un progresso si ha con l'aratro pesante, ecco, questo è senz'altro piccolo, ce n'erano anche molto più grandi, alle ruote, perché comincia ad essere un aratro bello pesante, deve essere sostenuto. Qui vediamo il coltro, qui vediamo il vomere e il versoio, questo. Il cavallo, come si vede, ha un collare. Infatti, prima le cinghie premevano, erano cinghie pettorali che premevano sul petto dei polmoni del cavallo, rendevano difficoltosa la respirazione. Quindi il cavallo non rendeva particolarmente. Ai buoi erano invece spesso legate sulle corna, le cinghie. Vediamo se si vede in qualche immagine. Ecco, questo è il collare che ad un certo punto viene utilizzato nel basso medioevo, che consente al cavallo di respirare e di utilizzare appieno la sua forza motrice. Il cavallo ha una resa molto superiore a quella appunto del bue, quindi lavorerà più veloce. L'aratro che poteva essere utilizzato era molto più pesante, quindi i solchi erano molto più profondi, quindi la terra molto meglio areata, il seme riposava in profondità, era più difficile che andasse perduto, attecchiva più facilmente e così via. Si pensi che una gran parte della semente andava appunto perduta per tutti questi motivi. Bene, quindi abbiamo visto in linea generale l'aratro. Questo, ecco, è sempre un aratro pesante dove ci sono aggiogati 2 buoi. Anche il giogo fu inventato. Prima venivano legati alle corna, alle tirelli, alle cinghie. Questo aratro è molto pesante. Il contadino, con le ruote naturalmente, contadino che era comunque facilitato dall'uso di questo aratro. Qui sono raffigurate alcune delle principali attività del lavoro nei campi, per esempio la semina, la battitura del grano, e così via, le vigne, l'abbattimento del maiale, il vino che viene ottenuto dopo la vendemmia, eccetera. Diciamo che in generale le principali fasi del lavoro agricolo erano l'aratura, con cui appunto il campo veniva arato per poter essere in un secondo tempo seminato, l'erpicatura, si passava uno strumento particolare che vediamo qui raffigurato sul campo in modo da ricoprire i solchi, frangere il terreno, renderlo più friabile, più soffice. Bene, dopo l'erpicatura avveniva la mietitura, si raccoglieva il grano, il cereale, insomma, raccolto, e infine avevamo la trebbiatura. Con la trebbiatura si concludeva con l'operazione di separare il grano dall'olio, dalla spiga, insomma, in modo da ottenere i chicchi che poi andavano macinati. E con la macinazione siamo di fronte all'altra innovazione fondamentale, il mulino. In realtà il mulino era già conosciuto dai romani, che non lo utilizzavano, lo utilizzavano molto poco perché avevano a disposizione un'abbondante forza lavoro, gli schiavi, che costava poco o nulla, e quindi non impiegarono sistematicamente questa tecnologia. Qui vediamo il mulino dell'abbazia di Clairvaux, è
Il mulino serviva per compiere varie operazioni, per esempio macinare il grano e ottenere la farina, ma anche permetteva il funzionamento, che so, di martelli, di mantici, e quindi dava sostegno all'attività, come potevano essere quelle artigianali, non so, il fabbro, la segatura, e quindi la falegnameria. Praticamente si trasformava lo scorrere dell'acqua di un torrente attraverso la ruota in una energia meccanica che poteva essere applicata in svariati campi. Bene, diceva del lavoro agricolo, è un sito molto utile in cui si possono esaminare sinteticamente, comprendere le principali fasi del lavoro agricolo, è questo. L'indice, eccolo qui, in modo molto sintetico, con illustrazioni del tempo, si fa riferimento a queste operazioni, oltre all'agricoltura, appunto, anche l'allevamento, la pastorizia e così via, il bosco, il maiale, eccetera, l'apicoltura e così via. Bene, quale fu il problema ad un certo punto? Ad un certo punto il problema fu che, raggiunto il XIV secolo, ormai le tecnologie agricole erano sviluppate e non vi era stata alcuna ulteriore innovazione, quindi la produttività dal punto di vista intensivo non poteva essere migliorata, né poteva più esserlo dal punto di vista estensivo. Era già stato disboscato e bonificato quello che c'era da disboscare e quindi non si poteva ulteriormente estendere, secondo il metodo estensivo, la quantità di terreno per aumentare la produzione. Quindi si era in un momento di difficile equilibrio tra popolazione, dicevo, tra popolazione e risorse. Sarebbe bastato un qualsiasi evento, anche piccolo, per rompere questo equilibrio, ovvero la popolazione era arrivata al limite delle possibilità offerte dalle risorse economiche, materie prime, tecnologie, forza lavoro esistenti in quel tempo. Anche una piccola variazione, per esempio una carestia, per esempio piccole variazioni climatiche, per esempio, come capitò, una gravissima epidemia di peste, potevano rompere questo equilibrio, portando a una catastrofe, come in effetti avvenne. Ricordo che per avere a disposizione le immagini con le didascalie, basta andare a questo indirizzo, mentre l'unità didattica con questi altri materiali, video lezioni comprese, può essere visionata a quest'altro indirizzo.